Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Sì, siamo ancora su Ever Crisis, ancora un altro video su Ever Crisis, perché ovviamente l'anniversario, essendo uno degli eventi più importanti in un qualsiasi gioco, soprattutto a tema gacha, abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda il primo anniversario di Ever Crisis, con tantissime aggiunte, tantissimi miglioramenti, tantissime novità che ovviamente oggi andremo a spulciare un po' più nel dettaglio, dato che finalmente, almeno per quanto riguarda le informazioni, sono state ampiamente anticipate in modo tra l'altro ufficiale, quindi sono tutte notizie già presenti all'interno del gioco che andremo a leggere, commentare insieme per evitare confusione e per evitare che magari qualcuno possa aver capito fischi per fiaschi. Devo dire che le informazioni contenute all'interno di questo anniversario mi piacciono molto. Devo ammettere che le basi per un buon anniversario ci sono tutte. Finalmente il gioco si è aperto un po' di più, dato che ultimamente è stato un po' più tirchio, forse possiamo dire, sia per quanto riguarda le risorse, sia per quanto riguarda anche in generale il dare ai giocatori. Non fraintendetemi, le free pool che abbiamo avuto spesso e volentieri sono sempre bene accette, però le free pool, così come altri, diciamo, altri tipi di ricompense, sono sempre dettate da una legge un po' più randomica. Mentre invece qui, adesso, tramite l'anniversario, avremo la possibilità di ottenere diverse ricompense anche in modo specifico. Quindi essere in un qualche modo targettati da queste ricompense è meglio, anche per decidere fondamentalmente come investire queste risorse, come investire queste gemme. E ovviamente, come stavo dicendo, avere la possibilità di poter quasi scegliere, da un certo punto di vista, la possibilità di ottenere una ricompensa piuttosto che un'altra, è comunque una cosa positivissima, è decisamente una cosa positivissima. E quindi concentriamoci un attimo, facciamo mente locale, cerchiamo di non farci prendere dalle emozioni e andiamo a vedere appunto cosa questo anniversario ci permetterà di ottenere all'interno del gioco. Eccoci qua, ragazzi, iniziamo a discutere quello che riceveremo e quello che sarà questo primo anniversario di Ever Crisis. Cominciamo con il countdown e la campagna di countdown del primo anniversario. Questo ne abbiamo già parlato stamattina con il video che ho fatto uscire delle novità, o comunque sia del data mining, ma anche di quello che era l'anticipazione di quello che era il primo anniversario. Infatti abbiamo la campagna, dove avremo la possibilità di ottenere regali ad ogni login, fondamentalmente. In questo caso avremo un gift vero e proprio, che è diverso dal login, perché il gift viene già dato subito all'interno del gioco quando si effettua l'accesso. E in questo caso abbiamo 77 tonici di stamina che ci vengono già regalati subito, quindi per coloro che magari avevano meno stamina da utilizzare all'interno del, diciamo, del gioco, adesso finalmente potranno respirare un po'. Successivamente abbiamo anche le free pool, che in questo caso saranno diverse dalle free pool che otterremo successivamente per quanto riguarda l'anniversario. Infatti qui abbiamo semplicemente il countdown anniversario, quindi avremo 9 giorni in totale per fare queste free pool, che servono solo per riscaldare un po' l'ambiente. E poi capirete il perché, dato che avremo delle free pool molto più soddisfacenti da fare durante l'anniversario. Poi successivamente avremo anche le missioni per quanto riguarda la campagna del, diciamo, del countdown anniversario, in cui avremo la possibilità di ottenere addirittura memory voucher, quindi i ticket interscambiabili per ottenere le memorie dei nostri personaggi, e in più 1500 pezzi di
diciamo di pietre che servono per migliorare il character stream dei nostri personaggi assortite, quindi saranno probabilmente divise in base ovviamente alle esigenze, saranno un 500, 500 e 500 in modo tale da avere praticamente tre set di queste pietre che ovviamente servono per far crescere il nostro personaggio. Successivamente avremo anche il bonus login, in questo caso verrà dato solo tramite l'accesso al gioco, dove per questi 9 giorni di campagna di pre-anniversario avremo la possibilità di ottenere un lottery box al giorno, per un totale ovviamente di 11 in totale che dovrebbero essere, perché giustamente si comincia già da oggi il login fino poi al giorno stesso del anniversario, che vi ricordo essere il 7 settembre. Successivamente abbiamo anche dei pacchetti di gemme che saranno disponibili ovviamente da acquistare tramite soldi veri. Sarà interessante anche vedere i pacchetti per vedere se c'è qualcosa di veramente interessante da prendere all'interno del gioco. Chissà, magari qualche soldino potrei anche spenderlo, dato che praticamente non ne spendo più da inizio gioco probabilmente, dato che appunto non ho avuto questo, diciamo, questa sensazione di positività nello spendere soldi su Ever Crisis, ma per l'anniversario, dipende la situazione, magari qualche cosina potrei regalargliela, vediamo. E successivamente questo era ciò che diciamo quello che è l'argomento principale di questo pre-anniversario. Le altre cose che ovviamente abbiamo discusso e che abbiamo visto, le uniche che dobbiamo aggiungere sono il Behemoth Steward, dove appunto è stata aggiunta la Frenzy Battle, quindi dell'evento precedente chi ovviamente ha fatto la Crash avrà la possibilità di vedersi all'interno della classifica eccetera eccetera, mentre invece poi per tutti i giocatori sarà possibile ottenere il premio di 1000 gemme tramite la Frenzy Battle. Questo invece è il banner step up dell'anniversario di cui abbiamo parlato stamattina, quindi avremo la possibilità di effettuare un loop al giorno fino all'inizio dell'anniversario, dove con circa 27.000 gemme sarà possibile effettuare praticamente 4 multi al giorno. Sono veramente veramente tante, 27.000 gemme sono quasi praticamente 12 stamp in teoria, per quanto riguarda diciamo per quanto riguarda un banner normale, mentre invece qui con circa 27.000 si possono fare 3 giri, di cui 2 pagati, 1 gratis, e poi aspettare il giorno dopo per evitare di spendere troppe gemme. Quindi non è un'idea così malvagia, non è un'idea così brutta. Successivamente abbiamo la boss rush, ne abbiamo parlato sempre stamattina, con i vari boss che abbiamo già avuto modo di conoscere e che abbiamo già avuto modo di poter affrontare in diverse strutture o comunque in diversi eventi presenti all'interno del, diciamo, del gioco. Infatti abbiamo il Materia Keeper che abbiamo affrontato durante il remake, la collab in questo caso del remake di Final Fantasy VII, Eligor che abbiamo affrontato con un evento a parte sempre all'interno del gioco, e poi mi ricordavo bene, ma mi è stato confermato appunto anche dai commenti, il boss sulla sinistra era il boss finale del capitolo di First Soldier, che è probabilmente tra i tre è quello più tosto, è quello più forte probabilmente anche dal punto di vista strategico. Sicuramente dovrei ricontrollare gli elementi, ma il Materia Keeper era comunque debole al fuoco, se non mi ricordo male, Eligor era debole al ghiaccio, mentre invece il boss di First Soldier non mi ricordo avesse delle debolezze in particolare, quindi vedremo se magari qui adesso sono state accennate. Avremo la possibilità di prendere parte di questa boss rush per ottenere le medaglie. Medaglie che vi ricordo come la prima boss rush che abbiamo avuto addirittura verso Natale dell'anno scorso. Natale dell'anno scorso praticamente. Dove ottenevamo queste medaglie per ottenere poi ricompense all'interno del gioco. Avremo la possibilità appunto di ottenere ticket, in questo caso per quanto riguarda le armi assicurate di Cloud, armi assicurate di Zack, e anche un ticket per pullare direttamente un'arma 5 stelle. Non abbiamo altri dettagli, non ci vengono fornite altre spiegazioni, ma bisognerebbe vedere effettivamente questi boss se hanno mantenuto le stesse debolezze.
magari qualcuno nei commenti, se vuole, può scriverlo in modo tale da non perdere troppo tempo, così poi magari chi vede il video ha la possibilità di avere queste informazioni aggiuntive. Per quanto riguarda invece il primo anniversario, qui adesso abbiamo ufficialmente la possibilità di dare uno sguardo per intero a quello che sarà questo anniversario. Vi ripeto che questo anniversario mi piace dal punto di vista organizzativo, mi sta piacendo, bisogna vedere poi che cosa succederà da qui a dopo l'anniversario. Però l'anniversario di per sé, quello che è stato annunciato, quello che è stato detto e quello che i giocatori riceveranno, devo ammettere essere veramente interessante. Partiamo subito con ovviamente i ringraziamenti per quanto riguarda i giocatori che sono sopravvissuti, per così dire, fino al primo anniversario, che vi ricordo comincerà per noi il 7 settembre, quindi manca veramente circa una settimana ormai, poco più di una settimana, 9 giorni in teoria dovrebbero essere, quindi siamo veramente alle porte. Prima bomba che viene lanciata in questo anniversario, la possibilità di scambiare un ticket che ci verrà fornito all'interno del gioco con una delle skin che abbiamo avuto in passato. Quindi avremo una delle vecchie skin che hanno messo nei vari banner completamente gratuita. Questa è una notizia incredibile perché ci sono tante skin che magari si vogliono recuperare in un modo o nell'altro. Qui ti consentono di recuperarne una e dobbiamo fare assolutamente tesoro di queste skin che possiamo recuperare. Faremo comunque un video poi a parte dove vi parlerò o comunque vi dirò le mie sulle varie skin che saranno presenti e quali secondo me risulterebbero migliori da riscattare per, diciamo, il futuro in generale. Però ovviamente ricordatevi che le skin limitate o quelle dei limit break, cioè quelle dei crossover e quelle dei limit break, non saranno incluse, ovviamente. Saranno incluse soltanto tutte le skin che si potevano pullare dentro i banner classici che abbiamo avuto all'interno del gioco. Quindi veramente tanta, tanta bella roba. Successivamente avremo anche la possibilità di ottenere praticamente fino a 26 armi 5 stelle gratuite, perché il gioco ci ha in un qualche modo vuole il gioco in un qualche modo aiutare sia i nuovi giocatori, quindi invogliare comunque giocatori nuovi a partecipare a questo periodo di anniversario, e in più anche ricompensare giocatori di vecchia data che potranno festeggiare l'anniversario ottenendo comunque dei potenziamenti, ottenendo dei bonus per i propri personaggi. Dato che appunto abbiamo in questo momento 13 personaggi giocabili, praticamente sarebbero in totale 2 armi per ogni personaggio che è possibile ottenere tramite appunto questi login, quindi queste armi che ci verranno fornite tramite login. Non so se c'è effettivamente una lista precisa delle armi o saranno randomiche, però avremo la possibilità di ottenere queste 26 armi a 5 stelle direttamente a livello 80 con oggetti per il potenziamento e anche dei soldi. Quindi ci saranno queste ricompense che si potranno ottenere appunto tramite il pannello delle missioni oppure il login bonus. Quindi come potete vedere abbiamo sia il gift sia il login bonus e quindi potremo ottenere queste armi sia dall'uno che dall'altra. Credo che siano comunque randomiche, però saranno comunque 2 armi per ogni personaggio. Non è male, perché comunque ti consentono di avere una base da costruire per i vostri personaggi, perché 2 armi sono quelle che si equipaggiano, almeno fino a questo momento, per i personaggi, mentre invece più in là avremo addirittura il terzo slot per equipaggiare un'ulteriore arma. Ma ci arriviamo a brevissimo. Andiamo ancora avanti, dove appunto avremo i primi update che ci vengono forniti come una sorta di, diciamo, di recap generale di questo anniversario, dove avremo l'aggiunta delle armi ultima, quindi va un pochettino in vacca il video che appunto ho fatto stamattina del data mining, dove si parlava inizialmente di overboost o comunque si parlava inizialmente di modificare le armi 5 stelle di default, mentre invece adesso è stato ufficializzato all'interno del gioco l'aggiunta di una nuova categoria di armi, una nuova tipologia di armi, ovvero le armi ultima.
Successivamente avremo degli equipaggiamenti o comunque delle skin limitate per il primo anniversario. L'aggiunta dei nuovi brands, che saranno degli oggetti o comunque degli accessori che vedremo tra poco. E poi avremo dei nuovi eventi a tema anniversario, dove avremo una nuova Battle Tower, che si chiamerà Singularity The Milestorm Tower Chaos of the Corrupted, e successivamente un evento vero e proprio con trama e tutto ciò che ci interessa all'interno del gioco, che si chiama The Cetras Story Birth of the Destroyer, quindi la nascita del distruttore, che rappresenta comunque la storia dei Cetra. Quindi dal video sembrava appunto una sorta di Bahamut quello che andremo a affrontare, però il titolo a me suggeriva tantissimo delle vibes da Genova, no? Perché ovviamente la storia dei Cetra è la nascita del distruttore, o comunque della distruttrice tecnicamente, visto che Genova è una muta forma, ma fondamentalmente parlando Genova, la calamità che proveniva dal cielo, è stata una, se non la causa fondamentale della distruzione dei Cetra, quindi ci stava benissimo il racconto per quanto riguarda Genova. Ovviamente non è stato possibile fare una cosa del genere, perché pensandoci a mente lucida, un Young Sephiroth che combatteva Genova e poi scopriva che fosse sua madre è un po', diciamo, un controsenso, dato che appunto poi in Final Fantasy VII Sephiroth appunto si avvicina a sua madre, scopre chi è veramente sua madre, e lì parte poi tutto il delirio che conosciamo. Nuova tipologia di arma, le armi Ultima. Le armi Ultima saranno appunto delle armi che, come potete notare, hanno una skin praticamente identica a quelle che sono le armi che già abbiamo nel gioco, perché abbiamo una Buster Sword, abbiamo i guanti di Tifa dei Metal Knuckles, abbiamo anche la spada di Sephiroth che c'era stata regalata addirittura all'inizio del gioco, che era la sua spada, diciamo, principale, per così dire, però hanno un colore e una sorta di brillantezza diversa che appunto caratterizza queste Ultimate Weapon. Utilizzare ed equipaggiare queste Ultimate Weapon permetterà l'utilizzo di nuove Ultimate Core Ability. Infatti le UC Abilities stanno appunto a significare con l'acronimo Ultimate Core Abilities, dato che tutte le armi che noi possediamo hanno un Core Ability, quindi un'abilità principale che, se equipaggiate nel primo slot o nel secondo slot, è possibile utilizzare contro i nostri avversari. Qui avremo praticamente la possibilità di equipaggiare un'ulteriore arma, quindi un ulteriore slot per equipaggiare l'arma ultima, che sbloccherà un attacco nello specifico per i nostri personaggi. Da quello che viene scritto nel data mining e quello che ci viene suggerito dal data mining, i vestiti che dovremmo ottenere all'interno dell'anniversario saranno quelli di Cloud, che è già disponibile e che vedremo tra poco, quello di Yuffie, di Tifa e di Eris. Mentre invece, con molta probabilità, Kaizith e Sephiroth saranno i primi personaggi a ricevere l'arma Ultimate. Quindi ci sarà un banner specifico dove si potranno pullare le loro armi Ultimate, e quindi io sicuramente risparmierò tutto proprio per andare da Sephiroth. Questa è una cosa che ovviamente ancora non è stata confermata al 100%, però solitamente quando iniziano a uscire i costumi o quando iniziano a uscire già le notizie, è molto probabile che il data mining si avvicini. Successivamente abbiamo la nuova torre, la Milestorm Tower Chaos of the Corrupted, dove praticamente in questa torre avremo la possibilità di ottenere degli stage iniziali molto molto semplici, fino ad arrivare a un tasso di difficoltà molto elevato, che però ci consentiranno di ottenere sempre più ricompense migliori. Quindi più saliremo la torre, più ricompense riusciremo ad ottenere. Anche degli oggetti speciali potranno essere ottenuti all'interno di questa torre, così come addirittura delle armi ultima. Quindi alcune armi ultima sarà possibile pullarle, mentre invece altre armi ultima sarà possibile ottenerle tramite scambio, o comunque tramite il completamento di alcuni eventi.
Poi successivamente abbiamo l'evento vero e proprio, il Cetras Story, e poi qui viene anche specificato il fatto che le armi Ultima potranno essere scambiate in questo evento, a differenza delle Ultimate Weapon che appariranno nel draw. Quindi capite bene che alcune armi saranno pullabili, altre armi invece le metteranno teoricamente free to play per ottenerle tramite scambio. La storia dei Cetra. La nascita del distruttore ha una sorta di plot molto semplice che ci viene già descritto in queste prime tre righe, dove Cloud e i suoi amici all'improvviso si ritroveranno target, quindi si ritroveranno puntati da questo Bahamut bianco incazzato come un mostro che potrà in un qualche modo essere sconfitto solo dai Cetra, quindi i nostri eroi potranno essere salvati solo dai Cetra, ed è per questo che sicuramente Eris in questo evento, dato che questo sarà l'evento anniversario, riceverà magari nella seconda parte dell'evento la sua skin, o magari Cloud, che è stato già anticipato con la sua skin, potrebbe essere affiancato già subito da Eris, e poi Yuffie e Tifa magari arriveranno in secondo luogo, perché avremo comunque due parti di questo evento molto 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 probabilmente, dove in una prima parte otterremo degli oggetti, degli skin, delle armi eccetera eccetera, nella seconda parte otterremo altro. E qui infatti abbiamo l'anteprima di quello che è il nuovo costume di Cloud, il Bahamut Garb, un costume che devo ammettere essere molto 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 interessante, perché è un costume che boosta praticamente l'attacco in generale, quindi sia fisico che magico, di tutti gli alleati. Cioè voi avete praticamente Cloud che buffa tutti già solo con la skin, e poi il Bahamut's Bite, quindi il morso di Bahamut, che incrementa l'attacco fisico, incrementa anche l'abilità del danno fisico quando la stance di attacco è caricata al massimo. Quindi avremo un ulteriore bonus per quanto riguarda l'attacco fisico, e allo stesso tempo il danno prodotto da abilità fisiche se la stance di attacco sarà completamente piena. Quindi già ci fa presupporre che comunque Cloud avrà un ottimo setup fisico in questo caso, molto probabilmente non elementale, visto che non abbiamo un elemento nello specifico, e soprattutto Bahamut non ha debolezze a elementi specifici, perché è comunque una summon non elementale all'interno del gioco, quindi potrebbe tranquillamente trattarsi di un set non elementale per Cloud. Chissà, magari un bel set AOE non elementale per Cloud. Vedremo, questa sarà una delle prime curiosità che avremo la possibilità di vedere all'interno del gioco. Successivamente abbiamo una nuova introduzione di meccanica di gioco, che sono i Brands. Cosa sono i Brands? I Brands serviranno esclusivamente a migliorare le statistiche delle nostre armi, sia vecchie sia nuove. Quindi avremo la possibilità di incrementare determinate statistiche grazie a queste pietre, o comunque grazie a queste aggiunte. Infatti, come potete vedere, abbiamo praticamente difesa magica e attacco magico, difesa fisica e attacco fisico, e poi healing e HP, che non so se effettivamente saranno strutturate in questa maniera, quindi diciamo dei bonus da aumentare in modo specifico, o se avremo comunque la possibilità di aumentare determinati parametri solo senza condizionarne degli altri. È anche vero che potenziare attacco magico e difesa magica in contemporanea va benissimo, così come va benissimo potenziare attacco fisico e difesa fisica. Alla fine sono comunque stats sinergiche, quindi non vedo quale sia il problema. Molto figo invece la possibilità di incrementare gli HP e healing, perché soprattutto per i supporti avere comunque la possibilità di incrementare di base gli HP e healing senza compromettere magari altre armi è tanta roba. Quindi vedremo effettivamente che cosa ci permetteranno di ottenere. Nel video dell'anniversario si vedeva un pochettino il fattore dove si aumentava la potenza della Buster Sword, per esempio, dove facevano vedere appunto che tramite queste pietre si riusciva ad ottenere anche un bel boost di punti in attacco, di attacco fisico, che sicuramente avrebbero migliorato l'arma in tutto il suo splendore.
Successivamente abbiamo anche dei quality of life. Ovviamente, dopo un anno di gioco, dopo tonnellate di feedback, dopo miliardi di bestemmie, finalmente il team di sviluppo ha deciso di accogliere le richieste più gettonate all'interno del gioco. Purtroppo non hanno accolto le mie richieste, che non sono state gettonatissime, ma che secondo me avevano un fondo di logica molto, molto interessante, però va bene così, ci accontentiamo. Quali sono questi miglioramenti e che cosa verrà modificato nella nuova versione di gioco, ovvero la 2.0? Avremo la possibilità di impostare un'opzione in particolare durante la battaglia per le limit abilities. Quindi le limit probabilmente adesso finalmente verranno lanciate in automatico anche dal setup di intelligenza artificiale auto. Quindi quando noi giocheremo in auto, solitamente le limit non venivano utilizzate, venivano accumulate e lasciate lì, mentre invece adesso molto probabilmente avremo la possibilità di impostare tramite le impostazioni la possibilità di utilizzare le limit anche con il setup in automatico. L'aggiunta finalmente del tasto retry nelle premium quest, che era un trauma farmare le premium quest, perché prendevi la stamina, facevi lo stage, uscivi, rientravi, facevi lo stage, uscivi, rientravi per 3 volte. Ora finalmente non hanno messo direttamente il per 2 o il per 3 per velocizzare, però hanno messo il tasto retry, quindi finalmente dopo un anno possiamo tirare un sospiro di sollievo. Successivamente è stata migliorata l'intelligenza artificiale per tutti gli alleati all'interno della battaglia, e su questo avrei qualche dubbio, ma ovviamente poi vedremo nel dettaglio come funziona e come hanno migliorato questa intelligenza artificiale. E poi abbiamo tantissime piccole aggiunte di quality of life che praticamente coinvolgeranno parti di gioco che già conosciamo, ovvero miglioramenti per quanto riguarda il recommended party, quindi avremo un algoritmo che sistemerà meglio i personaggi tramite la funzione di recommended party, implemento e miglioramento di missioni daily e missioni settimanali, miglioramento delle quest giornaliere, miglioramento del season pass, miglioramento dei login bonus e un aggiustamento al modello del personaggio di Yuffie. Quindi abbiamo, dopo un anno, forse una piccola rivoluzione interna all'interno del gioco che spero possa dare dei bei risultati, perché ultimamente Ever Crisis ha veramente, non dico toccato il fondo, ma mi ha veramente messo quasi con le valigie davanti la porta, facendomi uscire di casa. Speriamo che con questo anniversario finalmente si possa migliorare un po' la situazione complessiva e permettere anche ai giocatori di vecchia data di ritrovare quella gioia, quella scintilla che ci ha fatto scaricare e che ci ha fatto appassionare ad Ever Crisis. Per quanto riguarda l'aggiunta dell'opzione per le limit ability in automatico, avremo praticamente questa opzione che sarà aggiunta dal menu delle impostazioni, quindi ok, ci aveva azzeccato, e si potrà avere la possibilità di attivare in modalità automatica sia utilizzando l'auto mod che ovviamente anche le limit. Quindi potremmo avere questa spunta all'interno delle opzioni dove nel momento in cui si ricarica la barra della limit viene effettuata automaticamente, così come verrà effettuata automaticamente la summon non appena verrà caricata. L'aggiunta del tasto retry nelle premium quest penso che non ci sia tanto da dire, semplicemente la possibilità di non dover uscire e rientrare sempre dal menu delle premium quest, ma fare direttamente retry e quindi ripetere lo stage senza problemi. Miglioramento della intelligenza artificiale per gli alleati, per quanto si combatte in auto o in semi-auto e in modalità manuale, saranno praticamente migliorati. Quindi ci saranno degli aspetti come per esempio la tipologia e la tempistica di effettuamento degli attacchi, o per quanto riguarda la stance di comando che viene switchata in modalità automatica.
Per quanto riguarda la stanza switchata in modalità automatica, penso che non ci siano grosse cose da cambiare, perché la modalità auto era abbastanza intelligente da questo punto di vista. Ciò che deve essere cambiato dalla deficienza artificiale è tutto il resto, ovvero il fatto di utilizzare degli attacchi inutili quando si può shottare il nemico, evitare di concentrarsi sui minion qualora io punti il mio target sul boss principale. Ci sono tante piccole cose che secondo me, se migliorate, potrebbero rendere la modalità auto e la modalità semi-auto molto più interessante e anche molto più viabili, al posto di giocare sempre e solo in manuale. Miglioramento del team raccomandato, quindi adesso avremo la possibilità tramite il Recommended Party di avere una selezione e un criterio addirittura delle armi principali per ogni personaggio e le sub-weapon con skin associata, che praticamente sarà rivisitata. Infatti sarebbe figo addirittura mettere una sorta di filtro per quanto riguarda il Recommended Party, in modo tale che così il gioco sappia cosa voglio nello specifico e che quindi mi possa creare la migliore delle combinazioni possibili, però per quello che ho intenzione io e non per quello che decide il gioco. Potrebbe essere figo, ma forse sono anche io che chiedo troppo. Successivamente, miglioramento delle daily e delle weekly, che saranno appunto migliorate e potranno ottenere delle ricompense migliori perché saranno aggiustate durante il periodo di gioco. Incremento, comunque miglioramento anche delle daily quest, che da questo momento saranno migliorate, e finalmente potremmo avere una quantità di kill aumentata praticamente dalla daily quest. Oh, finalmente, i kill sono un grosso problema, soprattutto in fase avanzata del gioco, perché non c'è un vero e proprio stage dove farmarli. Io avrei messo direttamente uno stage vero e proprio dove farmare solo kill, magari con un consumo ridotto di stamina, però sinceramente l'avrei fatto. Va bene così. Diciamo, miglioramento del Season Pass, dove appunto avremo a partire, diciamo, questi miglioramenti saranno validi a partire dal nuovo Season Pass, che sarà disponibile a partire dal 2 settembre dell'anno corrente. Alcuni miglioramenti per quanto riguarda i login bonus, quindi avremo delle modifiche di premi e di ricompense ricevute tramite login bonus, e poi avremo un piccolo aggiustamento per quanto riguarda il personaggio di Yuffie dal punto di vista estetico, quindi niente che ci possa fare preoccupare per quelli che amano utilizzare Yuffie. Abbiamo anche delle informazioni addizionali, ovvero il trailer disponibile sia su YouTube che su X, appunto del trailer del primo anniversario, dove fanno vedere appunto un paio di anticipazioni di tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, quindi se volete andarlo a cercare lo potete trovare tranquillamente sia su X che qui su YouTube stesso, basta che mettiate Final Fantasy VII per Crisis Anniversary Trailer oppure cliccare direttamente dal link qui all'interno del gioco per andare al filmato. E poi addirittura abbiamo anche la possibilità di preordinare la nostra una sorta di collection book a tema Final Fantasy VII Ever Crisis, dove ci saranno praticamente 28 diciamo cartoline in questo genere, che potrebbero essere anche quelle del Season Pass probabilmente, e inoltre avremo la possibilità di ottenere un codice bonus per un'arma 5 stelle garantita e un Chocobo B+ come un premio speciale. Questo però, ragazzi, purtroppo è possibile soltanto nella versione giapponese. Quindi mi dispiace aver fomentato il vostro desiderio di shoppare in modo compulsivo, però solo se siete in Giappone. Successivamente abbiamo anche altro shop a tema Final Fantasy VII Ever Crisis come primo anniversario, ma sempre per coloro che vivono in Giappone. Quindi queste sono ufficialmente tutte le news che avremo all'anniversario, sono tutte le nuove implementazioni che avremo a partire da questo anniversario. Il tutto sembra essere abbastanza interessante, chissà se effettivamente Ever Crisis manterrà questo regime per l'anno prossimo. Chiudiamo il video con la mia prima free pull del banner Countdown anniversario e dopodiché ci saluteremo. Quindi
Vi ringrazio per essere stati con me, come sempre, dall'inizio alla fine del video. So che il video è un po' lungo, ma le informazioni sono tante e quindi spero che tutto ciò possa esservi stato utile. Noi ci becchiamo alla prossima, grazie ancora per essere stati con me e ciao!